Questo video è stato prodotto da Elvega, Riccardo Zigarini, Andrea Imaretti, Daniele Sozzi, Elia Morini, Faro Knight, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi e Nick Seiri. I servi di Satana di Robert Bloch e H.P. Lovecraft. Lettura di libri in pillole. Illustrazione di Eros Veschi. Capitolo primo. Era del tutto evidente che gli abitanti di Rutherford non erano arrivati a bordo della Mayflower o di un'altra delle navi sorelle e che in realtà non erano partiti da nessun porto inglese. E non esiste neppure una documentazione nota e attendibile del loro arrivo in quella sterile regione della costa settentrionale. Essi entrarono inosservati in quella terra e senza né documenti, né permessi, né visti, vi stabilirono le loro semplici dimore. Vennero lasciati in pace perché la loro rada si stende al di là della portata dell'invadente Massachusetts Bay, nel Maine, dove l'autocratica mano dei puritani non calò fino al 1663. Il primo accenno a Rutherford ricorre nelle cronache del capitano Elijah Goodworthy, i suoi viaggi e le sue esplorazioni nel continente del Nord America, pubblicate da Haverstock a Londra nel 1672. La descrive come una città di pescatori di 14 case, gli abitanti della quale hanno un aspetto empio e desolato che ben si adatta alle loro misere dimore. Il buon capitano aveva fatto una rapida visita al villaggio mentre risaliva la costa a bordo di una corvetta diretta ai lidi della Nuova Scozia ed evidentemente nessuno si curò di verificare la sua testimonianza, visto che il nome di Rutherford non ricorre nella storia delle colonie fino ai giorni atroci della stregoneria nel 1692. Allora, insieme alla scoperta, arrivò anche la vendetta. Di conseguenza, per qualche tempo, gli abitanti e gli usi di Rutherford furono in grandissima parte ignoti al mondo esterno. Perfino a Portsmouth erano solo una leggenda spiacevole, mentre a York si evitava ogni allusione di comune accordo. In che modo Gideon Godfrey avesse saputo la storia è ancora ignoto. Forse aveva sentito qualche strana allusione e qualche voce furtiva messa in giro dai selvaggi o dai mercanti che facevano ogni tanto dei viaggi lungo la costa con carichi di pelli. O forse era venuto fuori qualcosa durante l'esplorazione più accurata del Maine che accompagnò la sua fusione con la Massachusetts Bay nel 1690. Qualsiasi fosse la fonte, Gideon dovette sapere o sospettare molte cose, perché solo un caso urgentissimo avrebbe potuto spingere quest'uomo di Dio a fare ciò che fece in seguito. All'inizio dell'autunno del 1693 si trasferì armi e bagagli in un misero villaggio di stranieri, in una terra sterile e desolata a 70 miglia a nord lungo la costa, in linea diretta e a non meno di 10 miglia dalla tortuosa strada sulla terraferma. Lasciò dietro di sé una moglie, due bambini e una buona chiesa di Boston da dirigere e si trasferì senza invito e senza preavviso a Rutherford. Gideon era un pilastro della chiesa, i suoi sermoni impetuosi, la devozione fanatica alla causa dei puritani e la sopportazione stoica dei rigori e degli stenti in una terra nuova erano smentiti però dal suo volto ascetico e dal fisico astenico, che gli dava l'aspetto esteriore di una persona fragile. Solo nei suoi occhi orgogliosi, inflessibili, si leggeva un accenno dell'ardore che lo rendeva la veritiera incarnazione della Chiesa ortodossa della Massachusetts Bay, mentre cavalcava nelle regioni selvagge per andare a combattere contro i pagani. La sua partenza aveva provocato molti commenti. Sebbene avesse ottenuto l'approvazione dei suoi superiori, la maggior parte della gente lo considerava un'avventura rischiosa. Gideon, dichiaravano i prudenti, era un folle, e nella mente degli anziani c'era più apprensione che approvazione. Ciò non di meno, Gideon Godfrey lasciò Boston a dorso di un cavallo una mattina della fine di settembre del 1693, tra i lamenti degli amici e della famiglia.
Prima della partenza aveva delineato il suo itinerario di viaggio a Isaac e Pasquantog, che conoscevano qualcosa della regione che Godfrey avrebbe attraversato. Il suo piano era di cavalcare fino a Newbury e passarvi la notte, quindi andare a Portsmouth il giorno seguente prima di dirigersi a Occidente. Dopodiché, tranne per una breve pausa al piccolo villaggio di York, Gideon avrebbe cavalcato attraverso le strade inesplorate della foresta, temute sia dai coloni che dai selvaggi. Quando Gideon abbozzò il piano del suo viaggio, gli indiani scossero il capo. Strani orrori, gli sussurrarono, strisciavano in quegli antichi boschi e sbirciavano dalle montagne che incombevano sulla foresta. Lo avvertirono di quanto fosse pericoloso cavalcare da solo o avventurarsi in certi remoti sentieri della foresta dopo il calare delle tenebre. Gli consigliarono di mantenersi sempre lungo la costa e di restare vicino al fuoco se fosse stato costretto a fermarsi nei boschi tra l'imbrunire e l'alba. Gideon era molto ansioso di ottenere altri particolari riguardanti la sua destinazione, ma quando chiese ai Pasquantog che cosa sapevano di Rutherford, essi scossero il capo e finsero di non capire le sue domande. Wakimis, il sachem più anziano, lo pregò di rinunciare al viaggio e infine gli offrì i servizi di due guide che avrebbero viaggiato a piedi. Partirono. E per i primi due giorni di viaggio il loro programma fu rispettato con facilità. Fu raggiunta Newbury, poi Portsmouth, quindi York. Il giorno seguente si tuffarono in un mondo sconosciuto. Si stendeva una foschia azzurrina sulle montagne occidentali e una nebbia grigia sul mare. Il freddo gelido dell'autunno illuminava l'aria e le foglie fulve avrebbero presto formato un tappeto tra gli alberi. Dopo essersi lasciati alle spalle Kittery e York, i tre viaggiatori si avviarono verso l'interno, sebbene le guide ripetessero gli avvertimenti del vecchio, quando contemplarono il buio viottolo boscoso che era davanti a loro. Il mare scomparve presto alla vista e la rombante voce delle sue onde restava nelle loro orecchie. Viaggiavano nella penombra della foresta. Ombre blu tagliavano obliquamente i sentieri contorti o si acquattavano accanto ai tronchi di alberi antichissimi. Strani fruscii echeggiavano da lontani sentieri intricati e riportavano alla mente di Gideon i racconti del Sakem sulle favolose presenze nella foresta. Una volta arrivò la lontana risata maligna di un ruscelletto stillante. Le guide indietreggiarono e il cavallo di Gideon nitrì spaventato. Ma Godfrey non diede segno di aver sentito. Il loro cammino li conduceva attraverso un bosco sempre più fitto, che però suggeriva ingannevoli diramazioni del sentiero che confondevano i viaggiatori. Si persero più volte, finché il programma di viaggio di Gideon, attentamente studiato, sembrò rivelarsi inutile. A mezzogiorno guardarono il rapido corso di un torrente e arrivarono in un tratto di foresta ancor più impenetrabile, in cui il sentiero era solo una vaga traccia nell'oscurità avvolgente. Era tutto silenzioso nel buio e le piccole voci familiari degli uccelli e degli altri animali tacevano innaturalmente. In effetti, la vita degli uccelli e degli altri animali sembrava stranamente assente e mancavano perfino i soliti insetti. Perfino la vegetazione era curiosamente alterata. Non videro né foglie, né erba, né i cespugli comuni. Intorno a loro c'erano solo le grandi ombre nere di alberi antichi e inariditi. Uno dei selvaggi sussurrò che quei boschi erano noti ai Pasquantog. Parlò di fessure e crepe nella terra che erano vicine alle paludi più fitte. Parlò di strane voci che rispondevano quando gli stregoni le chiamavano. Leggende tribali accennavano a questi esseri, per metà animali e per metà umani, che tenevano conclavi nelle grotte e riti deliranti nelle profondità della terra. Il ghiaccio bianco, così chiamavano i ghiacciai, aveva ucciso molte di queste creature, ma esistevano ancora sopravvissuti, che si celavano e attendevano nei rifugi della foresta. Quello era il motivo per cui animali e uccelli erano scappati in riserve più sicure al nord, dove di solito la tribù andava a caccia. «Torniamo indietro, ora!» consigliò la guida. «Presto sarà notte e noi ci smarriremo!»
Siamo uomini coraggiosi e voi avete una magia potente nel vostro libro nero, lo so. Ma quanto vale la magia del Dio Bianco contro i demoni che rombano nella terra? L'altra guida assentì con foga e disse che avrebbero dovuto almeno tagliare verso la costa se non riuscivano a raggiungere Kittery o York prima del buio. Gideon ascoltò in silenzio e a labbra strette, mentre la sua mano cercava la grande Bibbia nella sacca sinistra della sella. «Ascoltatemi», disse. «Credo che ci sia molta verità nella vostra saggezza pagana. Infatti noi dimoriamo in una terra ignota e selvaggia. In Kryse e Cotton Mather, come altri ecclesiastici pii ed eminenti, non hanno forse affermato che questa America è il paradiso del diavolo? Non abbiamo forse scoperto la stregoneria nei centri maggiori della civiltà? Non abbiamo impiccato maghi a Boston e a Salem? E le streghe e gli stregoni non sono gli schiavi di Satana che negli ultimi tempi hanno sconvolto tutto il continente europeo? Ho fatto qualche esperienza in questo campo. Ero presente al processo della famigerata Mary Wright e ho parlato con un pio e famoso cacciatore di streghe, Jeremy Edmunds. Egli ci ha descritto nei suoi sermoni la geografia dell'inferno. L'inferno misura esattamente 4.327 miglia di circonferenza. È stato Edmunds a spingermi a fare questo viaggio. Anche mentre parlava, Gideon era cosciente della propria incapacità di tradurre e trasmettere il messaggio di Edmunds a quei semplici selvaggi. Il grande uomo aveva parlato estesamente della minaccia della stregoneria, della terribile piaga della magia che stava devastando sia l'Europa che le colonie. Aveva parlato a Gideon dei danni provocati da quelle creature, tempeste evocate sul mare, bambini impazziti, bestiame ucciso da malattie. Aveva parlato delle streghe e dei loro familiari, pipistrelli, topi, merli, gatti, animali ignoti a qualsiasi bestiario, creature del male sotto forma animale, concesse alle streghe come consiglieri e protettori dal diavolo. Edmunds citò le varie prove che allora venivano usate per scoprire le streghe, la prova dell'acqua, la ricerca del marchio della strega e altri mezzi scientifici per determinare la loro colpevolezza. «Da quando ho appreso quanto si è esteso il dominio di Satana su questa terra, ho cercato incessantemente di scoprire la fonte di questo pericolo per il nostro popolo», continuò Godfrey. Gli indiani ascoltavano piuttosto inespressivi, ma i loro piedi inquieti e i lunghi sguardi di sfuggita che lanciavano alle ombre della foresta comunicavano il loro disagio. Gideon tentò di spiegare la sua missione. Egli aveva pronunciato i suoi sermoni contro l'avversario e aveva intrattenuto una fitta corrispondenza con i cacciatori di streghe in Inghilterra, mentre si incontrava con i loro confratelli a Salem, a Plymouth, a Newport e nelle città dell'interno. Tutti i riferimenti contenuti nella Bibbia erano stati studiati attentamente e da fonti misteriose egli aveva ottenuto copie polverose in brandelli di libri strani e terribili. Aveva letto i blasfemi racconti del misterioso Necronomico negli strani versi delle presenze demoniache di Huber con i loro cenni ambigui e le loro allusioni sottili alla favola dell'albero e del frutto. In una maniera adeguata ad un vero studioso, si era sforzato di mettere le mani su tutto quello che era stato scritto a proposito dell'argomento e nello stesso tempo stava in ascolto. Gradualmente, l'interesse di Gideon si era spostato sullo studio diretto di coloro che lo attorniavano. Aveva rintracciato bizzarre voci e cercato le fonti di storie raccontate da contadini che vivevano isolati tra le montagne lontane. E c'erano anche i miti indiani su cui riflettere. Leggende incredibili su creature che si celavano nelle terre occidentali ed erano scappate all'arrivo dei bianchi. I Pasquan Tog avevano antiche credenze a proposito di esseri che erano arrivati sulla terra o dal cielo o erano strisciati fuori dalle caverne dopo essere stati evocati. Molte di quelle leggende erano troppo fantastiche per essere credute, ma altre corrispondevano in modo inquietante ai dogmi cristiani. Entità con le corna, creature con ali e zoccoli, strane impronte trovate nelle paludi, cervi giganteschi che parlavano con voce d'uomo, esseri neri che danzavano nelle radure della foresta al suono di tamburi suonati nelle profondità della terra.
Questi erano gli orrori temuti sia dai selvaggi che dai cristiani. Simili storie avevano infiammato Gideon di nuovo zelo. Ancora più gravi erano i resoconti che egli aveva sentito da viandanti e cacciatori che erano entrati in contatto con insediamenti remoti e semidimenticati. Nel New England interi villaggi erano misteriosamente scomparsi, non per la carestia o per gli attacchi degli indiani, ma per un semplice processo di dissoluzione. Un giorno esistevano e il giorno dopo non restava nient'altro che un grappolo di case vuote. Altre comunità tenevano strane cerimonie alla luce della luna di mezzanotte e si diceva che molti bambini dei villaggi fossero svaniti misteriosamente poco prima di riti simili. Talvolta un sacerdote arrivava ad una città vicina dicendo di essere stato cacciato dai suoi parrocchiani in favore di un nuovo e segreto culto. Si parlava di cerimonie durante le quali sia uomini bianchi che selvaggi adoravano un altare comune. Si narrava di città isolate diventate improvvisamente e sorprendentemente prospere in regioni selvagge e sterili. Ancora più spaventosi erano i racconti sussurrati di strani fatti avvenuti in cimiteri isolati, di tombe aperte, di bare esplose dall'interno, di tombe che non erano abbastanza profonde per il loro scopo e di tombe che lo erano fin troppo e conducevano a tunnel sotterranei. Questi e altri racconti di natura simile, insieme alle testimonianze scritte che Gideon aveva raccolto, andarono aumentando nel corso di un anno di ricerche. Ma gli appelli rivolti alle autorità al fine di organizzare una crociata nelle regioni interne non ebbero successo. I tribunali erano sovraccarichi di processi alle streghe locali. Gideon voleva che il male fosse schiacciato alla fonte, ma i suoi sermoni e i suoi appelli caddero nel nulla. Lentamente comprese che non poteva sperare in nessun aiuto esterno nella sua battaglia con l'avversario. «Io ho solo un alleato», concluse rivolto alle guide Pasquantog. «L'Onnipotente mi aiuta nella mia missione». Mentre i tribunali lavorano con qualche vecchia che pratica la stregoneria a Salem o a Boston, la fonte principale del male si annida ancora qui, nella regione selvaggia. Si acquatta nella foresta e vaga tra le montagne silenziose e misteriose. Gallows Hill non può ospitare tutti gli schiavi di Satana. Questa è la conclusione cui sono giunto da molto tempo. Credo che proprio come la gente pia ha i propri templi in cui si riunisce e legge il Vangelo, così anche la progenie di Satana deve aver costruito il proprio empio santuario. Se sarà possibile trovarlo, raggiungerlo e distruggerlo, allora le forze del male saranno distrutte e il diavolo sarà allontanato da questa terra. Ultimamente mi è giunta voce di un villaggio isolato che sorge tra le scure foreste settentrionali e la costa sterile e desolata. Si chiama Roodsford. Ed è stata una rivelazione per me. Sono certo che quel villaggio sia proprio il centro del male di cui io sono alla ricerca. Sono arrivato fin qui per distruggerlo e non tornerò indietro. Perché il Signore è con me e con voi e non c'è nulla da temere. No, amici miei, andremo avanti e faremo ciò che deve essere fatto. Non parliamo di ritorno finché il nostro compito non sia adempiuto. Dette queste parole, Gideon alzò la Bibbia in segno di benedizione e con la mano sinistra impugnò una pistola che puntò contro le guide per sottolineare il suo discorso. Rassicurati della bontà delle sue convinzioni, le guide non protestarono più quando Gideon le invitò ad avanzare lungo il sentiero nella notte che si addensava. Gideon, nonostante l'esibizione esteriore di sicurezza, si sentiva tremare lo stomaco per l'agitazione, perché conosceva molto bene i pericoli ai quali andava incontro. Temeva quel bosco buio quanto le sue guide e non era rassicurato dal fatto di sentire il corpo del suo cavallo tremare come se fosse stato preso da una febbre improvvisa. Ma aveva ancora la sua Bibbia e le sue preghiere e il piccolo conforto di una lanterna nuova che aveva acceso e porto ad uno dei Pasquantog che faceva strada. All'improvviso arrivarono in una radura aperta al centro della foresta. Lì, al di sotto di un cielo turbolento, fiocamente illuminato da una luna soffocata dalle nubi,
Gideon Godfrey e i suoi due compagni si prepararono a passare la notte. Raggiungere Rutherford quella sera era ovviamente fuori questione e i selvaggi sembrarono stranamente sollevati quando Gideon ordinò di fermarsi e legò il cavallo. In silenzio, i Pasquan Tog raccolsero della legna secca per fare un fuoco e l'accesero, alla maniera indiana, alla base di un cumulo di pietre al centro della radura. Quindi fecero un breve pasto a base di maiale sottosale e focaccia di Gran Turco, che erano conservati in una delle capaci sacche della sella di Gideon. Al cavallo fu dato da mangiare e da bere, infatti una delle guide aveva scoperto un ruscelletto che scorreva lentamente lungo uno dei lati della radura. Poi l'animale fu di nuovo legato ad un alberello che era ai bordi dello spiazzo. Non parlarono molto, perché le parole sembravano soffocate dalla notte vasta e silenziosa. I Pasquan Tog si stesero sulle loro coperte e si dedicarono ad agitate preghiere a Manitou. Gideon non prestò loro nessuna attenzione. Rimase da solo accanto alla luce della lanterna, con la pistola in grembo e la Bibbia in mano, a leggere ad alta voce, con fermezza e calma, il racconto di Yehu, il cacciatore di streghe. Dopo qualche tempo chiuse il libro e lo sistemò sotto la testa a mo' di cuscino. Poi spense la lanterna e la notte calò. Rimase disteso al buio per lunghi momenti a lottare contro il panico che era arrivato insieme alle temibili tenebre avvolgenti. Con fermezza Gideon si impose di dormire. E così la lunga notte passò e lentamente la fiamma dell'alba arrivò ad incendiare le cime dei giganteschi alberi. Quando Gideon si svegliò da un sonno turbato da sogni, guardò la radura con altri occhi. Nell'oscurità della notte precedente non si era accorto dei suoi aspetti innaturali e artificiali. Allora, per la prima volta, notò quanto fosse regolare il manto erboso che circondava la grande triade di pietre bianche che erano al centro. Guardò la particolare conformazione geometrica delle stesse rocce. Gli angoli tagliati e appuntiti con cura avevano un rapporto preciso con la posizione di alcune delle stelle maggiori delle notti estive. C'era qualche grottesca incisione alla base delle pietre, che era evidentemente una creazione umana. Erano disegni rozzi che somigliavano ai segni e ai simboli che Gideon aveva visto in alcuni dei decrepiti libri di antico sapere. Era possibile che senza volerlo avesse scelto di passare la notte in uno dei punti di riunione di cui gli indiani avevano parlato con tanto timore? Se era così, forse erano state solo le sue preghiere a proteggerlo. Così rifletteva Gideon e intanto il suo sguardo vagava per la radura. Poi si alzò a sedere di scatto quando si accorse di esserne il solo occupante. Il suo cavallo e le due guide erano scomparsi.